La Lega è l'unica forza di cambiamento e al contempo di concretezza, sono le parole di Matteo Salvini ieri sera a Isernia in questo rush finale di campagna elettorale. Ora meglio si comprende, anche qui dal Molise, la motivazione della grande forza di trascinamento, anche elettorale, di Matteo Salvini. Il leader della Lega sembra infaticabile. Ieri mattina era a Catania per un tour politico, poi a Roma per la complessa fase delle consultazioni con il nodo intricatissimo da sciogliere nell'interlocuzione con i 5 Stelle, fermi sul no a Forza Italia in un eventuale governo. E dopo qualche ora a Isernia per il rush finale della campagna elettorale delle regionali. Qui in Molise Salvini, diventato assolutamente centrale sulla scena politica nazionale, ha voluto parlare prima di tutto di Molise e di molisani, per poi affrontare i temi di giornata. Ripartiamo dal Molise, che è la scelta più importante per i molisani, prima ancora che per gli italiani. Una terra orgogliosa che non chiede elemosina, assistenza, chiede strade, ospedali, scuole e lavoro, soprattutto lavoro, sviluppo, merito, meno tasse, quindi non soldi per starsene a casa sul divano. Ed è questo il messaggio della Lega, che è l'unica forza politica di cambiamento e di concretezza che i molisani possono scegliere domenica. E poi da lunedì torniamo a immergerci in questo rebus, governo sì, governo no, governo forse, che ha stancato me e sta stancando gli italiani, perché i mutui non aspettano, le bollette non aspettano. O si rispecchia e si rispetta il voto degli italiani con un governo centrodestra 5 Stelle, o se continua il veto, il litigio, il bisticcio. Se c'è quello non ci sono io, se c'è Tizio non c'è Caio, voglio Pinco ma non voglio Pallino. Non vorrei che qualcuno volesse perdere tempo per arrivare a un governo tecnico per spennare gli italiani. Se serve mi metto in gioco direttamente io, ci ho messo la faccia e ci metto la faccia, altrimenti rimane solo la strada del voto, perché riportare al governo il PD bocciato dagli italiani e dai molisani mi sembrerebbe una follia. Sicuramente la Lega non è Forza Italia, in Molise come in tutta Italia le idee e le proposte della Lega sono simili per molti versi a Forza Italia, però ad esempio non vorrei che in Forza Italia qualcuno avesse una mezza intenzione di tornare a dialogare col PD e con la sinistra. Però ripeto, Di Maio è arrivato secondo, non può passare il suo tempo a imporre le regole a chi gli italiani hanno votato come primi. Come se ne esce, o tutti fanno un bagno di umiltà e si siedono intorno a un tavolo a parlare di legge Fornero, di riforma della scuola, di riforma del lavoro, di come ridurre le tasse, o io ci provo da solo, chi vivrà vedrà, o se no si torna a votare. Molise è l'ombelico del mondo scoperto da giornalisti che hanno dovuto guardare su Wikipedia dove sono Isernia, Campobasso e Termoli, e poi da lunedì Isernia, Campobasso e Termoli torneranno a essere solo un ricordo su Wikipedia. Noi come Lega ci vediamo già dai primi di maggio.